Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video. Siamo qui su Fortnite Salva il Mondo perché oggi parleremo un po' dell'eroe che vedete sullo schermo in questo momento, Sara Anticoccole. È l'eroe di questa settimana. Quando vedrete questo video, l'eroe sarà o già uscito o starà per uscire. E per una settimana avrete la possibilità di prendere questo eroe, quindi oggi vi spiegherò un po' come funziona, se vale la pena prenderlo e come usarlo. Quindi rimanete fino alla fine perché alla fine sarete dei veri esperti con Sara Anticoccole. Bene, diamo un'occhiata innanzitutto alle abilità. Io non l'ho potenziata al massimo perché vi dico fin da subito che non vale la pena utilizzarlo come personaggio principale. Come personaggio di supporto è un'altra storia, però personaggio principale lasciatelo perdere. Allora, questo eroe ha la tempesta di kunai, fumogeno, shuriken. Semplice, non basta dire quello perché, come detto, non lo useremo come personaggio principale. Ciò che ci interessa però è il suo vantaggio. E il vantaggio di questo personaggio qui si chiama carica rapida più. Questo personaggio vi darà 22,5 di energia in più ogni volta che eliminerete un nemico, quindi eliminare un nemico vi darà l'energia. Può essere utile, però sinceramente usare questo personaggio come vantaggio principale e ottenere così tanta energia non vi servirà mai. Realisticamente parlando, non spenderete mai così tanta energia. Vi consiglio infatti di usarlo come personaggio di supporto, vi darà 7,5% di energia. Più che sufficiente, quindi potete usare un personaggio magari un po' più forte come Paleoluna o Fiona Bianca Accecante. E detto questo, ora diamo un'occhiata alla nostra build. Io qui ce l'ho per esempio, voi vedete un personaggio che a me piace usare, non perché è particolarmente forte, però perché a me piace. Nel vostro caso magari vorreste utilizzare Paleoluna oppure magari Fiona Bianca Accecante o qualche ninja un po' più potente, Sara Assassino, insomma questi ninja qua. E usereste una build del genere, quindi il ninja a vostra scelta, totalmente rock, che è uno dei vantaggi squadra più potenti nel gioco. Poi avete anche lei, Wildcat Breakdance, e lei, Penny Pop avanzata, che praticamente vi permettono di utilizzare totalmente rock. E poi avete anche lei, Destino Forgiato, perché useremo molto gli attacchi pesanti, che appunto consumano l'energia ed è per quello che vogliamo questo eroe nella build. Poi abbiamo ovviamente il pezzo forte, che è l'eroe di cui stiamo parlando, Sara Anticoccole. E infine abbiamo ancora Fiona Bianca Accecante, che ci aiuta un po' a migliorare un po' la build e a dare un po' più di danni. Questa build ora la prenderemo e la useremo in questa missione qui, 132, distruggi gli accampamenti. Ad aiutarci ci saranno Diego Cangiano e Gaetara, due miei iscritti. Quindi ora andiamo in missione e vediamo cosa riusciamo a fare con questo eroe. Ok ragazzi, eccoci qui in missione, siamo davanti all'accampamento, stiamo per usare il nostro ninja con la nostra build della lama tempesta. Ora magari vi mostro velocemente come funziona qualcosa del recupero. Sprechiamo un po' di energia, ora eliminiamo qualcuno e come vedete ci ridà l'energia ogni volta che eliminiamo un nemico. Questo è ottimo perché possiamo usare tipo le armi come la lama tempesta praticamente all'infinito. Eliminiamo un paio di nemici, usiamo l'attacco pesante. Ne eliminiamo un altro e abbiamo di nuovo tutta l'arma, cioè tutta l'energia. Tecnicamente non serve perché anche solo con l'attacco pesante riceviamo tutta l'energia. Se ora per esempio elimino questi qua, vedete mi ridà l'energia. Quindi effettivamente possiamo usare gli attacchi pesanti all'infinito. Al massimo se costa troppo energia eliminiamo velocemente un zombie un po' più piccolo e abbiamo di nuovo tutta la nostra energia. Ora eliminiamo tutti quanti e abbiamo di nuovo tutta l'energia piena. Questo è un po' il potere di Sara Anticoccole. È ottima per l'energia. Quando usate le armi da mischia non c'è eroe migliore per riavere l'energia. Tecnicamente potrei togliere anche Destino Forgiato dalla build, che è l'eroe che mi toglie un po' il costo energetico giusto delle abilità. Però va bene anche così. Insomma ragazzi, questo è un po' il modo in cui dovreste usare questo eroe. Praticamente spammare i vostri attacchi pesanti all'infinito. Nel mio caso io ho la lama tempesta, cioè la lama del Rea Tempesta. Potrei fare così, per esempio. Queste sono le cose che sono possibili con questo eroe. Posso spammare all'infinito quasi. Ogni volta che elimino un nemico mi ridà l'energia. Ecco fatto. Questo è praticamente quello che potete provare a fare. Molto molto forte, se usato nella build giusta, si può utilizzare, quindi questo eroe senza dubbio io lo prenderei, però
Però, come ho detto, usatelo come personaggio di supporto, mai come personaggio principale. Non serve. Usarlo come personaggio principale è un po' overkill. Bene ragazzi, rieccoci in lobby. Quindi, cosa penso di questo eroe? Come ho detto, usatela solo come personaggio di supporto, mai come personaggio principale. Però prendetela senza dubbio perché con questo eroe qui potete spammare gli attacchi pesanti ed è veramente un eroe molto molto potente. Se usato nella build giusta, può essere molto efficace. Quindi, senza dubbio, io se fossi in voi mi prenderei questo eroe per 1000, per 2800 di oro. Dovrebbe costare, se non mi sbaglio, nello shop. Avrete più o meno una settimana per prenderlo, quindi approfittatene perché sennò non lo vedrete di nuovo per un anno. È un eroe utilizzabile, è carino anche per le build. Ci sono delle build molto efficaci con questo eroe, come avete visto, l'attacco pesante della lama tempesta. Io praticamente la spammavo. È una cosa veramente da tenere a mente perché gli attacchi pesanti sono molto molto potenti. Quindi questo eroe senza dubbio merita un posto nella vostra collezione. Prendetelo, fatemi sapere cosa ne pensate. Nei commenti scrivetemi se avete già questo eroe, se l'avete già usato. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, oppure condividetelo, mi aiuterebbe un sacco. E se volete aiutarmi ancora di più, usate il mio codice creatore EporionYT, lo vedete sullo schermo in questo momento. Se userete questo codice creatore, mi aiuterete a continuare a creare dei contenuti per voi che spero non vediate l'ora di vedere. Comunque sì, ragazzi, vi vedrò con uno di quei contenuti e spero di vedervi al più presto. Questo è tutto per oggi, saluti dal vostro Eporion.